In questa edizione di Didacta, fra i vari progetti che Indire realizza e che presenta nelle varie edizioni, ce ne sono due che seguo e che, diciamo, di cui vorrei parlarvi molto brevemente. Sono due prodotti musicali. Il primo è un software per la composizione collaborativa musicale in classe, quindi è un software cloud attraverso il quale gli studenti divisi in gruppi possono realizzare musica e altri progetti anche non musicali come i podcast. Un altro prodotto interessante, di cui abbiamo anche un brevetto, riguarda il gioco didattico che utilizza il Lego per la composizione musicale, quindi attraverso l'utilizzo dei mattoncini e delle piastre Lego e una app che abbiamo realizzato, gli studenti possono comporre musica direttamente sulla piastra Lego, fare una foto di quello che hanno realizzato e l'app la trasforma in segnali MIDI e quindi riproduce immediatamente la composizione appena realizzata, mostrando anche la notazione musicale tradizionale.